Ho una scala. Non posso più andare avanti così. È stata fortuna. Ti darò la possibilità di rifarti. Una partita, capo? Dobbiamo parlare d'affari, Poli. Siamo nella merda. Viene dall'ufficio del medico legale di un collaboratore. Il suo nome era Ghillotti. Lo riconoscete? Certo, è uno dei teppisti che abbiamo cacciato. Sapete perché ha un proiettile in testa? Sì, ci dava problemi. La polizia dovrebbe ringraziarci. Era uno stupratore. Sì, ma lui era anche il figlio di un noto assessore. Per gettare un politico tra le braccia di Morello, la cosa migliore è toccargli i parenti. Cristo. Manca ancora il peggio. C'erano altri tra le lamiere? Sì, ma quello lì era già morto. Cos'era? Forse il nipote del presidente? Due colpi in testa, Poli. Se devi fare un lavoro, fallo bene. È vivo? Sì, l'hanno recuperato al St. Mary, ma ce l'ha fatta. Pensate possa identificarvi? Non lo so. Può darsi. Ok. Sentite. Prenderemo due piccioni con una fava. Il funerale di Ghillotti si terrà a St. Michael. Sam, tu devi andare. Mettete in fondo e individua il bastardo. E come lo riconosco? È appena sopravvissuto a un incidente d'auto. Il suo braccio è rotto, lo ingesseranno. Sam ha bisogno di un diversivo per rimediare ai vostri cazzo di casini. Mandi tu a inzuppare il biscotto? Un bordello? Un posto raffinato, in fondo alla strada di St. Michael. Il Don ha investito parecchio denaro in questa attività. Anche io e Sam. Indipendentemente da ciò, il proprietario ha deciso di fare affari con Morello, scaricando noi. Vuole che gli faccia ricordare l'impegno preso. Esatto. Poi fai saltare tutto in aria. Che cosa? Morello vuole portare via un nostro business. Rimarrà a bocca asciutta. Ascolta, Tom, non possiamo mandare Poli e Sam. Le signorine li conoscono. Non riuscirebbero nemmeno a entrare. Ma tu sei quello ideale. Va bene. Che faccio col direttore? Occupati di lui appena lo trovi. Se le puttane ti vedono, sarà un piccolo avviso. Tolto di mezzo lui, vai nel suo ufficio all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e piazzi gli esplosivi. Vincenzo ti darà tutto quello che è necessario. Credete che l'esplosione sia un buon diversivo? Sì, ma usa la testa. Spara solo se sei certo di non farti beccare. Tommy, c'è un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello le informazioni sulle nostre operazioni. Prima di fare saltare tutto, dovrai sbarazzarti anche di lei. Vuoi che Tommy uccida una donna? Andiamo, Frank. È una coincidenza sfortunata per Tom, ma dobbiamo proteggere la famiglia. Si chiama Michelle. Di solito lavora in una delle stanze di sopra. La sua foto è nel fascicolo. I vostri compiti sono chiari? Sì. Tom? Ma certo, capo. Datevi da fare.